Bene, ora la pagina sportiva, che riguarda la vigilia del match dei playoff Ferrarpisa Lopez-Pescara, gara di ritorno in programma domani alle 20:30. Il tema delle ultime ore riguardava il numero dei calciatori a disposizione di mister Zauri. Ci sono dei recuperi in extremis, ma ce ne parla con maggiore cognizione di causa il nostro Massimo Profeta in collegamento, che sta seguendo appunto le ultime novità che arrivano, insomma, dai rapporti con le nazionali e anche dalle decisioni che investono appunto i provvedimenti disciplinari. Allora, Massimo, buone notizie, mi pare. Sì, buone notizie, un saluto a te e a tutti gli amici di Visione all'ascolto, perché è stata revocata la seconda giornata di squalifica a Eugenio D'Ursi. Oggi si è pronunciata questa mattina la sentenza della Corte Sportiva d'Appello, è arrivata intorno alle 12:45. C'era stato il ricorso preparato dall'avvocato del Delfino Flavia Tortorella, è stato accolto il ricorso e dunque D'Ursi sarà a disposizione di mister Zauri per la delicatissima partita di Salò in programma domani con inizio alle 20:30. Un solo risultato a disposizione, lo ricordiamo, per i biancazzurri la vittoria al 90esimo, non sono previsti i supplementari, ci sono delle assenze, facevi riferimento poc'anzi, facevi accenno perché gli squalificati, soprattutto a centrocampo, c'è emergenza, non ci sarà Pompetti per squalifica, stesso discorso per Derisio e quindi giocherà Memusci davanti alla difesa nel ruolo di play 4-3-3, 4-3-2-1 uno che dir si voglia, con Giambo titolare. Al primo minuto non giocava Giambo, il franco senegalese, una partita dall'inizio, dallo scorso 17 febbraio, Pescara Entella 0-0, e poi l'altra maglia di centrocampo naturalmente a Pontisso. Davanti sicuramente D'Ursi con Cernigoi, che dunque torna al primo minuto, Ferrari partirà dalla panchina e poi giocherà anche Rauti, quindi panchina per lo stesso Clemenza. Attenzione perché in difesa tra i pali ci sarà un avvicendamento. Si era parlato di questo avvicendamento, giocherà, insomma, usiamo il condizionale, giocherebbe, dovrebbe giocare Jacobucci, che ha una grande esperienza, circa 200 presenze in B, quest'anno una sola partita ad Ancona lo scorso 22 dicembre, partita finita 1-1, dunque tra i pali Alessandro Jacobucci e non Sorrentino, che partirebbe dalla panchina. Attenzione anche a Zappella, non è nelle migliori condizioni fisiche, ma dovrebbe recuperare, noi lo mettiamo in formazione. Zappella, Ijanes, Ingrosso e Nzita, quindi non ci saranno sorprese in difesa, a meno che non ci sia qualche problema nell'ultima ora, appunto, per quanto riguarda le condizioni di Zappella, che non sta benissimo, ma sicuramente, insomma, almeno quello che è filtrato dovrebbe recuperare. Abbiamo detto quindi in difesa la novità sostanziale tra i pali con Jacobucci preferito a Sorrentino. Per invece la Ferrarpisa Salò ha due risultati su tre a disposizione, può bastare anche il pareggio alla formazione lombarda bresciana allenata da Stefano Vecchi, che ha fatto un'ottima impressione domenica scorsa, 3-3 pirotecnico l'Adriatico Giovanni Cornacchia, con una rimonta direi prodigiosa da parte del Delfino, la terza rimonta consecutiva, sicuramente ha rivitalizzato la testa, ha rigenerato la testa il tecnico Zauri, però si è fatta preferire sicuramente la Ferrarpisa Salò, che gioca a memoria. E nella Ferrarpisa Salò recupera Luppi, che è un attaccante importante. Ci potrebbe essere qualche cambiamento davanti con l'impiego dal primo minuto di Miracoli, che è uno degli attaccanti che è andato in doppia cifra nella squadra di Stefano Vecchi, non aveva giocato dall'inizio nella partita di domenica scorsa, e poi di Molfetta tra le linee, che è stato il grande protagonista del match di andata. Vi ricordo anche che la Ferrarpisa Salò, Carmine, in casa ha fatto registrare un ruolino decisamente positivo. 45 punti, soltanto due sconfitte, l'ultima delle quali lo scorso 16 febbraio 0-3 con la Provercelli di Franco Lerda. Insomma, una squadra che in casa si è sempre fatta rispettare. L'arbitro della contesa, prima di chiudere, lo ricordo, Marco Acanfora della sezione di Castellammare di Stabia. È tutto, a te. Grazie Massimo. Allora, ulteriori aggiornamenti anche nel TG Sera, naturalmente in anteprima Pescara.